Oggi è una giornata dedicata alla rianimazione cardiopolmonare con una serie di dimostrazioni e di istruzioni per chi, per i laici, per chi potrebbe trovarsi in una situazione di emergenza. A voi gli insegnate le manovre base, penso. Allora, io sono la responsabile di questo centro di formazione che fa formazione a tutti i livelli, medici, infermieri e volontari laici in convenzione col 118 e in generale a tutta la popolazione. Lo scopo della giornata di oggi, che è una giornata appunto come diceva lei nazionale, è quello di sensibilizzare tutta la popolazione, a partire dai bambini a finire con gli adulti, ma anche con chi appunto non ha competenza sanitaria, al riconoscimento, quindi alla prevenzione e al trattamento precoce dell'arresto cardiorespiratorio, quindi alla rianimazione cardiopolmonare intesa come massaggio cardiaco esterno e ventilazione. Facciamo dimostrazioni, istruzione, vogliamo soprattutto sensibilizzare la popolazione perché la rianimazione cardiopolmonare è un'attività che può fare chiunque, ci si addestra in un tempo molto breve e soprattutto è la prima manovra salvavita che consente non solo di far ripartire il cuore, ma soprattutto di ridurre i danni cerebrali in chi è in arresto cardiaco e quindi fargli riacquistare una qualità di vita soddisfacente. Quindi la giornata di oggi vede l'Associazione Volontari Don Bosco, che è una ONLUS che ci ha fornito supporto, assistenza e i volontari ovviamente che sono addestrati e le associazioni cittadine del 118 di Nuoro, cioè il GIES, il VOS e il centro di formazione 118, appunto fatto da me, ma dai miei collaboratori che sono medici e infermieri che lavorano al 118 di Nuoro e anche di Siniscola.